Lease 2019, siamo con Gianluca De Candia, responsabile commerciale leasing di Banca IFIS e ex direttore generale Assilea. Allora gli chiediamo, a dicembre 2018 come vedevi il leasing e come lo vedi ora che invece sei responsabile commerciale di Banca IFIS? A dicembre lo vedevo da Roma, adesso lo vedo da Milano, no scherzo. È un altro modo di, diciamo, di vivere questo prodotto. Personalmente è stata un'evoluzione. Ho lasciato una famiglia e sono entrato in una grande impresa, che una impresa che fa banca e che crede nel prodotto leasing e noleggio. Quindi, insomma, lo scopriremo poi vivendo quello che sarà nel futuro. Com'è l'andamento di mercato del leasing? Quale futuro? Oggi si è parlato di tecnologie, quindi qual è il punto? Ma oggi sono stati trattati tanti argomenti effettivamente interessanti, perché ci stimolano a pensare diversamente. Cioè, è un parlare di fintech, parlare di IoT, parlare di blockchain, e sono tutti elementi che come operatori ci obbligano comunque a cambiare, no? Stanno cambiando le esigenze dei clienti, delle diverse tipologie di clienti, e quindi anche il leasing, così come il renting, devono cambiare cambiando l'approccio. Cioè, non è più un business di prodotto ma un business di servizi. L'approccio non è più quindi al possesso del bene ma all'utilizzo del bene, con accanto una serie di servizi che possono diventare una parte prevalente. Ecco, su questo sicuramente la mission che abbiamo come operatori è quello di adeguarci alle evoluzioni anche delle esigenze del cliente. Grazie. Grazie.